Liberi.tv qui a Piazza della Rotonda al Pantheon, siamo in compagnia di Alessandro Gerardi, militante radicale, e gli chiediamo i motivi di questa sua presenza qui. Il motivo è semplice: l'Italia è l'unico paese in Europa e non soltanto che ancora adesso non ha ratificato il protocollo aggiuntivo sulla Convenzione ONU contro la tortura. Questo è un obbligo che noi abbiamo come governo, come Stato, da circa 15-20 anni e ancora adesso ogni legislatura, ogni governo, sia di centrodestra che di centrosinistra, su questo aspetto non fa nulla. Noi abbiamo presentato in questa legislatura come radicali diversi ordini del giorno sia alla Camera che al Senato per sottoscrivere questo protocollo. Addizionale. Il governo si è impegnato giusto qualche mese fa a dare esecuzione a questa Convenzione ONU contro la tortura, nonostante questo i fatti ancora tardano ad arrivare. Quindi penso che la presenza qui a questa manifestazione sia molto importante. Sappiamo la situazione nelle carceri italiane quale sia in Italia, il sovraffollamento, la mancanza di assistenza sanitaria, psicologica, le condizioni in cui vivono i detenuti che rasentano in molti istituti di pena vere e proprie forme di tortura e di maltrattamenti. Quindi ritengo che sia importante dotarci di quegli strumenti legislativi che possono in futuro consentire a questi detenuti di citare in giudizio o comunque di far valere i propri diritti di fronte allo Stato italiano anche a livello europeo. Alessandro, come militante, secondo te il Movimento Radicale è impegnato in toto al massimo delle sue energie in questa battaglia? Beh sì, soprattutto Rita Bernardini alla Camera ne ha fatto una questione di principio fin dall'inizio della legislatura, la questione delle carceri, della tortura, dei maltrattamenti, ma io penso tutto il partito, non soltanto da questa legislatura in questi ultimi anni, ma da sempre, come anche partito transnazionale, si è sempre battuto contro forme di tortura e di maltrattamenti, oltre che contro la pena di morte. Quindi penso che su questo l'impegno di tutti i parlamentari, di tutti i dirigenti sia massimo, non da oggi ma da tempo insomma. Sì, io parlavo dei militanti. Ah, militanti, beh guarda, sui militanti, per quanto riguarda i militanti, il partito è, insomma, ha questa caratteristica che ogni militante poi predilige un po' il suo campo di dove è più specializzato, dove segue più attentamente le questioni. Però sulla tortura e sulle carceri negli ultimi anni abbiamo anche qui a Roma creato dei gruppi di coordinamento, dei gruppi di lavoro sulla tortura e sulle carceri che sono molto, molto, molto importanti e che comportano la presenza di moltissime persone. Quindi penso che su questo l'impegno del partito anche a livello di militanti si è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Grazie a Sandro Gerardi. In compagnia del senatore Perduca, a questo evento organizzato dai radicali qui a Piazza della Rotonda, al Pantheon, contro la tortura delle carceri italiane. Gli chiediamo qual è il livello, diciamo, lo stato di penetrazione di questa battaglia all'interno delle forze politiche, essendo senatore. Dunque, esistono molti disegni di legge e da quasi 3 decenni che vengono sistematicamente presentati in Parlamento, tanto alla Camera quanto al Senato, salvo poi arenarsi dopo un avvio di dibattito. Questa legislatura potrebbe essere la legislatura buona, per cui finalmente si possano portare avanti a casa 2 risultati che sono fondamentali per quanto riguarda la tortura in Italia. Da una parte occorre includere nel codice penale il reato di tortura, per come è stato delineato e ben descritto dalla Convenzione che alla fine degli anni 80 comunque l'Italia ha ratificato, il che consentirebbe per esempio di prendere in considerazione in maniera più puntuale tutte le violazioni dei diritti umani che avvengono all'interno o delle istituzioni o per mano dei rappresentanti delle istituzioni, perché questo è il reato di tortura, altrimenti abbiamo tutta un'altra serie di reati come la violenza privata che possono essere utilizzati quando si parla tra privati cittadini. L'altra questione invece è ratificare il protocollo addizionale di quella convenzione, che aprirebbe le istituzioni italiane al monitoraggio del Comitato per le Nazioni Unite che si interessa di tortura, e cioè le nostre carceri finalmente potrebbero essere ispezionate da questo gruppo di esperti delle Nazioni Unite per stabilire se all'interno vi siano pratiche o condizioni riconducibili alla tortura. La tortura ha vari tipi di denominazione, secondo il diritto europeo sono tutti trattamenti
comportamenti inumani e degradanti, e quindi diciamo già ce ne sarebbero molte di situazioni considerabili tali come tortura all'interno delle nostre carceri. Le Nazioni Unite sono più specifiche, per cui dicono che ogni comportamento, persecuzione o danno fisico acuto e perpetrato per un determinato tipo di tempo è riconducibile alla tortura. Ecco. Noi nei nostri disegni di legge alla Camera e al Senato abbiamo presentato la definizione delle Nazioni Unite, cioè tradotta in italiano e messa là, proprio perché riteniamo che quello sia lo standard più alto, e non è che lo riteniamo noi, l'ha ritenuto anche l'Italia quando 25-30 anni fa ha ratificato la Convenzione, e lo ritengono tutti gli altri stati del mondo, perché iniziare a fare diciamo delle piccole concessioni, cioè ampliare anche alle non istituzioni questo tipo di comportamenti, alla fine annacquerebbe il tutto e non andrebbe nella direzione giusta. Quando alla Camera è stato finalmente adeguata lo statuto della Corte Penale Internazionale, Matteo Mecacci e Rita Bernardini sono riusciti a farsi dare un parere favorevole su un ordine del giorno che impegnava il governo Berlusconi, stiamo parlando di luglio dell'anno scorso, a introdurre il reato di tortura. Bene, quel governo non c'è più, c'è un governo tecnico che ha un mandato diciamo di tipo diverso, ma che sicuramente non potrà fare meno di quanto non aveva fatto il governo Berlusconi. Il sottosegretario Caliendo, che all'epoca ha detto parere favorevole, e adesso in commissione giustizia da noi, si era già avviato all'inizio del 2009 un dibattito generale sul reato di tortura, si era addirittura arrivati in aula proprio perché c'era, anche nel silenzio del voto segreto, favore da parte di buona parte del PDL perché si passasse finalmente a questa codificazione. Adesso siamo arrivati alla fase conclusiva del dibattito generale in Commissione Giustizia, con mercoledì, giovedì di questa settimana, quindi fine giugno, dovremo fissare il termine per gli emendamenti. Dopodiché poi ciascun gruppo politico o individui senatori si assumeranno la responsabilità di portare avanti a conclusione questo percorso o di non farne di niente. Io credo che ci potrebbero essere finalmente le condizioni per concludere, se non altro in una delle due rami del Parlamento, questo percorso, e poi alla Camera sono certo che anche i deputati radicali riusciranno a fare quello che già sono riusciti a fare luglio dell'anno scorso, cioè far mantenere al governo un impegno chiaro. Un'ultima domanda. Questa proposta dell'amnistia potrebbe essere ugualmente proposta se a fianco a questo nome importante, amnistia, si mettesse ogni volta che fosse possibile anche riforma della giustizia? Sicuramente, noi l'amnistia la chiediamo per la Repubblica Italiana, non la chiediamo esclusivamente per le pietose e illegali condizioni delle carceri italiane. L'amnistia vuol dire per gli ultimi 30-35 anni la giustizia è stata male amministrata, ci sono i processi troppo lunghi, l'incertezza del diritto è diventata l'unica certezza, ci sono appunto, per quanto riguarda la parte penale, ulteriori aggravi di mancanza tra l'altro di applicazione delle leggi che sono state adottate per ripagare al cittadino cui i diritti sono stati violati un minimo di dignità che non si può quantificare con dei soldi, ma che comunque è già un segnale. Ci sono appunto le condizioni delle carceri, occorre fare una sorta di bomba libero tutti come si faceva in certi giochi e ripartire dalla necessità di una riforma della giustizia che deve separare le carriere dei magistrati, che deve introdurre il principio di responsabilità diretta dei magistrati e che, dulcis in fundo, deve cancellare l'obbligatorietà dell'azione penale, perché con un diritto penale italiano che ha oltre 35.000 fattispecie di reati è chiaro che l'obbligatorietà dell'azione penale quotidianamente fa aprire migliaia di dossier che non vengono portati da nessuna parte. Ecco, queste tre risposte, e poi chiaramente una depenalizzazione a 360 gradi che può avere come risultato finale la decarcerizzazione, secondo noi è il minimo indispensabile per ripartire in maniera seria e affrontare il problema. Occorre un'amnistia per dire vabbè, tutti sappiamo quel che è successo, anche quelli che dicono che non è successo, noi non vi vogliamo portare in galera oggi e vogliamo tirare fuori dalla galera chi c'è perché ha sofferto anche delle violazioni dei diritti umani, da domani si inizia con una riforma della giustizia o dell'ordinamento giudiziario, ma questa è la prima mossa della riforma necessaria, quindi sicuramente sì, la risposta alla tua domanda. Ringraziamo il senatore Perduca, grazie. Grazie a voi. Si trovano ad avere a che fare con le istituzioni del nostro paese, con le forze di polizia, naturalmente con le istituzioni carcerarie, che hanno un compito delicatissimo, che è quello di privare i cittadini italiani del bene che è loro più caro dopo quello della loro vita, cioè la loro libertà.
E il fatto che non sia prevista una tutela forte in questo paese, nel momento in cui un cittadino è privato della sua libertà perché si trova a essere ristretto in una cella oppure in una camera di sicurezza, purtroppo testimonia come la cultura giuridica di questo paese, che è stata a lungo considerata e propagandata anche a livello italiano e non solo, come una cultura sviluppata, un paese di Cesare Beccaria, di coloro che hanno dato un contributo comunque allo sviluppo dei diritti della persona, in realtà siamo ancora molto molto indietro. E questo lo riscontriamo ormai da decenni, perché la discussione sull'introduzione del reato di tortura è vecchia molti anni. Lo riscontriamo su tante altre questioni che riguardano i diritti delle persone, i diritti delle minoranze, e questo per una cultura che è presente anche all'interno delle istituzioni politiche, ma anche delle strutture organizzative dello Stato, in particolare nel Ministero degli Interni, che da decenni semplicemente nega che vi sia. Qui al Pantheon siamo in compagnia di Andrea, che casualmente si trovava di passaggio a questo evento radicale contro la tortura nelle carceri. Andrea, tu che ne pensi di questo argomento? Ma penso che sicuramente chi commette un errore deve pagare quello che ha fatto, però lo deve fare nelle giuste condizioni, ed il carcere comunque abbia una funzione sociale, cioè quella che di far scontare le proprie colpe e poi il reinserimento nella società. Se viene a mancare questa funzione, è chiaro che poi il carcere è uno strumento punitivo fino a se stesso e non un elemento costruttivo per la società, quindi è dannoso. Andrea, tu sei di Roma? No, di Firenze. Di Firenze, infatti io ho appunto colto il tuo accento. E volevo dirti che a Sollicciano si è suscitata qualche giorno fa la prima detenuta donna. Tu hai esperienze, non so, per conoscenze, per qualche amico, per qualcuno che conosci che ha vissuto l'esperienza carceraria? Sì, conosco una persona che tra l'altro è anche un amico che ha vissuto questa esperienza per un periodo piuttosto limitato, 3 mesi. Insomma, devo dire che non è che si sia trovato molto bene, anche appunto ha ricevuto diverse pressioni di varia natura e questo lo costringevano a stare sempre chiuso in cella senza nemmeno godere dell'ora d'aria. Tu pensi complessivamente che sia uscito migliore di come è entrato? Sicuramente è uscito migliore, ma questo grazie a un suo processo personale, non grazie al carcere. Il carcere lo avrebbe comunque peggiorato sicuramente. Grazie Andrea, ti invitiamo a vedere questa intervista e anche altre su Libri.tv. Grazie ancora. Poi, grazie. Per l'atrocità dei fatti che sono accaduti. Riccardo Cucchi ha aperto un varco, ma sappiamo anche che di questi casi purtroppo molti, anche soprattutto conosciuti, vengono ogni giorno, se ne ha notizia. Alessandro Haber. Katiuscia riferiva particolari inquietanti nell'OPG, punizioni, somministrazione di farmaci, la morte della donna 16 novembre 2005, annunciata alla madre Patrizia con una telefonata. Signora, sua figlia ha fatto una birichinata, si è suicidata. Katiuscia è stata trovata nel cortile, impiccata a un lenzuolo bagnato legato a una recensione. Come ha fatto al degente a uscire, visto che l'accesso serale al cortile le era precluso? Come ha fatto a impiccarsi a una recinzione bassa e cadente? Perché sul collo c'era il segno di un cordino non compatibile con un lenzuolo? Perché ha una ferita dietro la testa? Perché ha i pantaloni sporchi di fango e erba? Ma le suole delle scarpe pulite? Non aveva bisogno di uccidersi Katiuscia. Dopo qualche giorno sarebbe uscita. La madre,
La rete dove sei impiccata era una di quelle da pollaio, che se ti appendi viene giù, le maglie troppo strette per infilarci il lenzuolo. E Rittu, questo è un altro caso. Grazie. Il suicidio di Marco Erittu, detenuto al San Sebastiano di Sassari, trovato agonizzante nella sua cella il 18 novembre 2007, è archiviato in un primo tempo come suicidio. Ha avuto un colpo di scena 4 anni dopo, nel luglio del 2007, vengono arrestati un agente e 2 detenuti. Il primo lasciò la porta aperta della cella dopo i Ruti si trovava in isolamento. Gli altri 2 entrarono nella cella, avvolta intorno a... Avete scritto talmente piccolo, me l'avete dato... Aspetta, ho perso il segno. Allora, il primo lasciò la porta aperta dalla cella dopo il ruto si... Qui è scritto anche male, ragazzi, qui proprio c'è proprio... Dopo il ruto si ritrovava, dove? Non dopo, dove il ruto si ritrovava in isolamento. Gli altri 2 entrarono nella cella e soffocarono il ruto. Testimone scomodo in una storia di sequestri negli anni 80, con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa. Il poliziotto, dopo l'omicidio, richiuse la cella e la morte di quell'uomo fu archiviata come suicidio. Anche se non tutti ci avevano creduto, dopo che il medico legale scoprì nella sua bocca lembi di coperta tagliata a pezzi. Fu scoperta solo perché uno degli assassini ha confessato. Il ruto, prima di morire, aveva scritto una lettera alla procura dicendo di temere per la sua vita, essendo a conoscenza di elementi relativi al sequestro di un ragazzo di 20 anni. Mai più tornato a casa. Questo è il caso Ruffo. Il pentito di Camorra, Ciro Ruffo, ex affiliato del clan dei Casalesi e ammesso al programma di protezione, si è impiccato nel carcere di San Michele di Alessandria, 3 ore dopo esserci arrivato da quello di Ariano Irpino. Così descrive la salma del marito pentito. Una settimana dopo l'arresto decide di collaborare. La moglie, che vive sotto protezione coi figli, dopo aver reso omaggio all'obitorio, aveva il naso rotto, un livido sotto l'occhio destro, tanti altri lividi sulla schiena, sulla pancia, in faccia. Ha perso sangue dagli occhi e dalle orecchie. Per il direttore del penitenziario si è trattato di suicidio per impiccagione, ma lui non aveva motivo di uccidersi, aveva deciso di collaborare per amore per la propria famiglia e aveva appena avvisato la moglie di un imminente trasferimento che gli avrebbe consentito di vedere più sovente la donna e i suoi 2 figli. In quelle ore al San Michele era tranquillo, si era rivolto alla direzione per fare una telefonata e un agente aveva chiesto un accendino per fumare. Il poliziotto si assente qualche minuto e quando torna trova l'uomo morto, il lenzuolo legato alle sbarre, stretto al collo. Incredibilmente il suo volto era rivolto verso le grate della finestra, ma chi si impicca in questa maniera viene trovato così. In genere la faccia è rivolta all'esterno, la schiena contro il muro. Questo è un altro caso, il caso Gatti. Niki Aprile Gatti, 26 anni. Come un sarto della morte ha confezionato un cappio annodando le stringhe delle scarpe a strisce di stoffa tagliate dai jeans. Poi si è infilato nel bagno della cella e si è impiccato.
Era finito nel carcere di Solliciano il 19 giugno del 1208, nel 2008. Ne è uscito suicida 5 giorni dopo. Era coinvolto in una truffa, una storia più grande di lui. Un volume di affari di 10 milioni di euro finiti all'estero in società offshore. La morte subito dopo l'interrogatorio del GIP che gli aveva respinto gli arresti domiciliari. Bianzino. Il falegname Aldo Bianzino fu arrestato perché nell'orto aveva coltivato alcune piantine di canapa indiana. Erano le 17.30 di venerdì, 12 ottobre del 2007. 48 ore dopo l'ingresso nel carcere di Capanne a Perugia, poco dopo le 9 di domenica, morì. Un agente è stato processato per non aver chiamato la guardia medica nonostante le ripetute richieste del detenuto che si sentiva male. La compagna morì poco dopo di dolore, la nonna paterna pure, e il figlio rimase solo a trovarli, e il figlio rimase solo al mondo. All'apparenza la sua morte pare dovuta a un malore, segni esterni di violenza, del resto non sono stati trovati, ma un interrogativo inquietante emerge dal risultato dell'autopsia. Bianzino aveva la rottura di un aneurisma cerebrale, ma aveva anche lesioni al fegato, alla milza e due costole rotte e presenza di sangue nell'addome e pelvi. Come sono state causate queste lacerazioni interne? Le indagini non hanno appurato con esattezza, ma hanno solo azzardato un'ipotesi, che dalla lacerazione epatica sia stata procurata dalle manovre rianimatorie. Alla moglie, che ancora non sapeva della sua morte, che chiedeva quando avrebbe potuto vederlo, in carcere hanno risposto martedì, dopo l'autopsia. Grazie. Liberi TV a questo evento a Piazza del Panto, Piazza della Rotonda, contro la tortura delle carceri, in compagnia di Annalisa Chirico e di l'onorevole Alfonso Papa. E chiediamo loro, appunto, secondo loro, lo stato di avanzamento e di penetrazione di questa battaglia nelle forze politiche. Partiamo da Annalisa. La battaglia per l'introduzione anche in Italia del reato di tortura ha uno scopo importante, cioè quello di far riconoscere finalmente in modo formale quello che avviene nelle carceri italiane. Un morto ogni 5 giorni, 66 lo scorso anno, anche quest'anno il ritmo rimane costante. La condizione in cui proprio oggi leggevo nelle carceri di Taranto manca l'acqua, quindi si avvicina l'estate e manca l'acqua. I detenuti che sono ormai costretti addirittura allo sciopero della fame come mossa estrema di lotta non violenta per chiedere aiuto e chiedere la fine di quel reato di cui appunto si ammanta lo Stato italiano ormai con consapevolezza. Penso che rispetto a questo serva trasversalità, credo che i maggiori partiti abbiano il dovere di dare sostegno ai radicali rispetto a questa battaglia, in primis l'amnistia, il carcere preventivo, quasi metà dei detenuti sono in carcere in attesa di giudizio, quindi penso che chi come l'onorevole Papa, ma anche penso a Vittorio Feltri, ad altri autorevoli esponenti del PDL, lo stesso Nitto Palma che si è espresso a favore dell'amnistia, credo che sia questa oggi la strada da battere con sempre maggiore determinazione. È una battaglia necessaria perché è probabilmente l'unico modo per sensibilizzare lo Stato italiano a mettere mano al problema della quotidianità nelle carceri, quotidianità che è fatta oggettivamente di tortura, carceri nelle quali manca l'acqua potabile, carceri nelle quali ogni 5 giorni vi è un detenuto che avverte l'esigenza di togliersi la vita, sono delle carceri che ci portano necessariamente a riflettere sulla eventualità, che noi riteniamo essere certezza, che in Italia esista un'attività che si chiama tortura. È ipocrita trincerarsi dietro il fatto che non esiste volontà rispetto a quello che accade è sotto gli occhi di tutti, viene denunciato in tutte le sedi e quindi noi la chiamiamo tortura.